Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi abbiamo qua questa Z4, la G29, proprio l'ultimissima versione, che devo dire, per uno come me che lavora nel settore delle automobili e automobili, elaborazioni autosportive, questa è uno dei modelli che mi comprerei. Devo dire, nonostante abbiamo avuto macchine incredibili in officina, faccio riferimento ad esempio alla Mercedes, la GTR piuttosto che Porsche, Aston Martin, Lamborghini, cioè abbiamo avuto veramente delle macchine eccezionali, questa devo dire, partendo anche da un concetto economico, diciamo, non esagerato, da un valore economico non esagerato, questo devo dire che è una delle macchine, forse insieme alla MX5, una delle macchine che mi comprerei. Però, detto questo, è una questione di gusti personali. Ritorniamo al descrivere la vettura. È l'ultima versione della Z4, è una sportiva pura di casa BMW, devo dire che già questa credo sia la terza serie, con i vari restyling, comunque diciamo a livello di modello base, poi serie successiva, questa qua dovrebbe essere la terza serie, proprio l'ultima evoluzione, è una macchina veramente recentissima, come dicevo l'M40 con 340 cavalli, devo dire con uno stile veramente molto 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 particolare. Venendo ai lavori che ci ha commissionato il cliente, abbiamo quasi terminato, ci manca solo una parte che dopo ne parliamo. Allora, anzitutto parliamo di quello che è il kit estetico. Noi usiamo, come ho specificato tante volte, la Maxton Design, che è un'azienda molto interessante, un'azienda che ha sede in Polonia e ha un distributore appunto in Italia dal quale noi ci serviamo, e fa appunto dei kit estetici direi di ottima fattura, perché vanno su perfettamente, nel senso vanno su, vengono, si montano in maniera molto semplice, perché sono chiaramente dei specifici, e soprattutto il materiale a iniezione non è un materiale in vetroresina che crea spesso dei problemi, perché ha una deformità e non è sempre preciso. Questi sono dei pezzi che sono perfetti, hanno il loro kit di montaggio, vanno su quasi da soli, tanto per intenderci. In questo caso abbiamo fatto tutta la parte bassa, quindi le minigonne laterali, che sono queste, in nero lucido, che si vanno ad accompagnare alle prese d'aria laterali, agli specchietti e anche ai cerchi, diciamo, il colore dei cerchi. Poi anteriormente abbiamo questo, si chiama lama o sottoparaurti anteriore, ce ne sono diversi modelli, più o meno, cioè, sono tutti abbastanza simili, cambia leggermente la sporgenza, diciamo, esterna e delle prese d'aria che sono più o meno marcate, però più o meno il design è abbastanza simile. Anche in questo caso va a riprendere quello che è il nero lucido della griglia e della parte, diciamo, inferiore del paraurti anteriore, si accorda perfettamente, anche qua il montaggio è perfetto. Un altro degli aspetti che io ricordo sempre, quando vengono montati dei pezzi estetici, soprattutto la parte anteriore che fa una leva notevole a livello proprio di compressione dovuto alla resistenza dell'aria, bisogna stare molto attenti a montare questi componenti, perché se sono montati male o sono dei pezzi scadenti che si rompono, è un problema sia per la sicurezza di chi guida, sia soprattutto per quelli che stanno dietro. Se uno perde un pezzo di questo genere, finisce sul parabrezza di quello dietro, magari non farà dei danni, però può creare veramente dei seri problemi. Quindi attenzione ad andare a scegliere soprattutto a chi va a montare questi pezzi, perché deve essere un montaggio fatto in maniera accurata, non fatto da mio cugino o gente di questo tipo. Venendo poi alla parte posteriore, quindi ho fatto poi il completamento di tutta la parte inferiore, ecco, questo è il classico DAM posteriore, molto aggressivo, anche in questo caso ce ne sono due modelli diversi, quindi con questa specie di lesene, poi c'è un altro modello, diciamo, senza questa parte, diciamo, a lame verticali, quindi un pochino più sobrio. Il cliente ha deciso di prendere questo qui. Quando vengono da noi, gli facciamo vedere il catalogo su video e si scelgono i vari componenti, si completa l'ordine sulla base dei gusti del cliente. Teniamo conto che l'unico difetto, forse, di questa, l'unica pecca, non è proprio un difetto, ma d'altronde si sono organizzati in questa maniera, che sono dei pezzi molto belli, economicamente hanno anche un prezzo accettabile,
purtroppo è un'azienda che produce solo sul venduto. Questo cosa significa? Che non fanno magazzino, soprattutto il portatore in Italia non fa magazzino, ma neanche la fabbrica. Cioè, io quando faccio un ordine, mando l'ordine chiaramente all'importatore italiano che girerà l'ordine alla fabbrica che produrrà i pezzi in funzione dell'ordine che gli è stato impartito. Quindi noi abbiamo una tempistica a grosse linee di 45 giorni, cioè nel momento in cui io faccio un ordine, il cliente riceverà i pezzi un mese e mezzo dopo. Si sono organizzati così, non posso fare altrimenti e così è e così rimane. Detto questo, rimangono comunque dei pezzi assolutamente validi. E per fortuna o per sfortuna, diciamo che, come ho spiegato altre volte, aziende che producono componenti estetici ormai si contano sulle dita di una mano. Io quando ho iniziato questo lavoro, quasi 30 anni fa, uno degli aspetti maggiori dove lavoravamo in maniera veramente assidua erano le modifiche estetiche che facevamo su qualunque genere di vettura. C'erano aziende, fior di aziende che producevano qualunque tipo di componente per praticamente tutte le macchine che erano in circolazione. Poi il discorso dei componenti estetici si è, diciamo, involuto su se stesso, diciamo così. Per fortuna altri settori invece si sono espansi, quindi a livello, diciamo, operativo non è che ne abbiamo sofferto più di tanto, però non abbiamo più delle aziende che forniscono componenti specifici per alcune macchine, per cui se non trovo la corrispondenza del modello preciso, io purtroppo non posso mettermi a produrre parti di carrozzeria, perché è assolutamente impossibile. Venendo alla parte, diciamo, motore, abbiamo montato questo splendido scarico sportivo a quattro uscite. Adesso vi farò sentire anche il sound, devo dire, veramente notevole sia come finitura, con questo nero, diciamo, brunito, un colore un po' particolare, ma veramente notevole come finitura, sia a livello di sound, adesso vi faccio sentire la sonorità, rende veramente giustizia a una macchina sportiva, perché adesso, questo purtroppo l'abbiamo già montato, ma se uno ascolta la voce di questa macchina con lo scarico stock, praticamente muta in sostanza. Qui invece abbiamo una situazione un po' diversa. Ecco, come avete sentito è una sonorità veramente, dal mio punto di vista, perfetta, perché non è troppo arrogante, rimane sempre in un ambito, diciamo, giusto, non è eccessiva, non è fastidiosa, non va in risonanza, però dà un tono sportivo, una voce sportiva veramente unica. Cioè una macchina del genere, era gioco forza obbligatorio mettere le mani sullo scarico, perché non, è come uno che va in giro con una Ferrari che non suona, insomma, sostanzialmente il discorso nella buona sostanza è questo. L'ultima parte che ci manca, veniamo qua, è la parte dei freni. Questa macchina ha già un impianto frenante che esce dalla casa con pinze a quattro pompanti, devo dire molto molto generose come dimensione. Il disco è un 360 anteriore, questo già è ancora un disco di serie, per cui è liscio e lo andremo a cambiare con un disco sportivo. Quindi un 360 davanti e mi sembra un 330 posteriore, mi posso sbagliare, un 320 o un 330 posteriore, vado a memoria. Quindi noi andremo a cambiare le tubazioni freno, che è stato un po' difficoltoso trovarle perché la macchina è veramente recente, quindi abbiamo trovato dischi e pastiglie, le tubazioni freno, abbiamo faticato veramente molto, però alla fine le abbiamo trovate di questa ditta che si chiama FHL in Germania, quindi sono sei tubi freno che vanno a sostituire i tubi freno in gomma di serie di questa macchina e evitano il cosiddetto effetto polmone. I dischi adesso ce li abbiamo in sede, comunque sono i soliti dischi della ABC, quindi forati, cioè puntati e baffati, in modo tale che si evitino problemi di stress.
E queste sono le pastiglie che andremo a abbinare, come vedete, guardate la dimensione di queste, queste sono le pastiglie anteriori, una delle quattro pastiglie anteriori, direi che lo spazio, diciamo, dove la pastiglia va a copiare sul disco è veramente notevole. Queste saranno le pastiglie ovviamente più piccole, però cioè, si vede la dimensione e la superficie di attrito. Come dico sempre, queste sono pastiglie dell'ABC organiche. L'ABC è una ditta inglese che produce materiali, dal mio punto di vista, è la migliore ditta che produce materiali sportivi per impianti frenanti. Ha un catalogo veramente notevole, non ha mai sbagliato un colpo, non abbiamo mai ricevuto un pezzo sbagliato riferito a una determinata macchina, cosa molto semplice quando uno va a trattare appunto componenti su una quantità di modelli. Marchi veramente enorme, non hanno mai sbagliato un colpo. Hanno, vabbè, il disco sportivo chiaramente è uno solo, mentre propongono addirittura su alcune macchine cinque tipi di mescole diverse. Noi di solito proponiamo una mescola gialla, che è una mescola sportiva stradale non eccessiva, mentre se uno cambia solamente le pastiglie e non cambia i dischi, proponiamo la mescola verde, che è una sorta di pastiglia leggermente superiore al disco di serie, non può essere, alla pastiglia di serie, non può essere ovviamente una pastiglia troppo aggressiva perché andiamo poi a rovinare il disco. Queste sono pastiglie che vanno perfettamente bene accoppiate a un disco sportivo. Poi c'è la versione rossa o blu, dipende dal tipo di grado termico che si vuole raggiungere, e sono pastiglie che vengono utilizzate magari per track day piuttosto che per clienti che vogliono andare in pista, e in quel caso diciamo chiaramente sono un pochino più rumorose e vanno un pochino messe in temperatura, non in maniera eccessiva come non so delle Ferodo, le DS 3005, che uno veramente sono pastiglie decisamente agonistiche, e lì se uno non le mette in temperatura la pastiglia non frena molto poco. Quindi assolutamente state attenti quando andate a cambiare le pastiglie. Fatevi consigliare delle pastiglie che non siano eccessivamente sportive, perché poi, come al solito, una coperta che si sposta, è vero, quando sono in temperatura andranno a frenare di più, ma se sono fredde e voi usate la macchina a livello normale, stradale, non potete metterla in temperatura prima che la vecchietta attraversa le strisce, cioè la mettete sul cofano immediatamente. Quindi attenzione a quello che vi propongono, scegliete, soprattutto documentatevi bene sul tipo di materiale che andrete poi a montare. Quindi direi che con questo andremo a completare il lavoro, dopodiché andremo in consegna con il cliente e penso che sarà assolutamente soddisfatto del lavoro che noi abbiamo fatto. Per qualunque genere di informazione, quindi anche per questa BMW Z4 M40i è tutto, per qualunque genere di informazione, come dico sempre, contattatemi in sede da lunedì a venerdì quando volete. Io sono sempre disponibile per qualunque tipo di informazione, anche normali informazioni gratuite, non è che devo per forza vendervi qualche cosa. Io ho dei clienti che mi chiamano tutti i giorni, tantissimi da Sud Italia, tanti ragazzi della Campania, tanti siciliani, alcuni anche in Sardegna. Mi chiamano, mi chiedono dei consigli che io do spassionatamente, e su questo tutte le volte mi ringraziano e sono soddisfatto di questo. Non è che necessariamente devo vendere per forza un prodotto, si può fare anche un qualcosa di consulenza, e uno è assolutamente soddisfatto di questo. Vi chiedo come al solito di cliccare sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale perché in questo modo rimarrete sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Thank you.